Gentile pubblico, buonasera e innanzitutto grazie per aver sfidato questo tempo insieme a noi. Innanzitutto ringraziamo Laura e Teresa Gorni perché insomma loro le abbiamo sacrificate a far strada e le vediamo con molto piacere. Grazie anche a tutti voi. Come modesto presentatore o come cittadino foggese, diciamo quello che sentiamo di dire, noto con buona soddisfazione attraverso la vostra presenza che diventa poi la gratificazione di quanti si adoperano per organizzare queste belle manifestazioni. Grazie a tutti questi, dico, questa rassegna è diventata un momento di incontro importante, avvertito da chi partecipa, avvertito da chi organizza e avvertito molto anche da chi si adopera per realizzarlo. Non è facile. Qua dietro le quinte abbiamo vissuto 30 minuti di grande agitazione. Questa rassegna lo vuole, perché? Perché è abbastanza complessa, anche se vista dall'esterno tutto sembra molto più semplice, ma mettere in piedi tutto costa tempo e anche purtroppo errori, ma noi ci rifugiamo nella vostra indulgenza, nella vostra pazienza, perché immancabilmente ne commetteremo. Siamo in diretta, come si usa dire, quindi tutto ci sta. Dunque, dicevo, questa sera e domani sera vivremo la quarta edizione della Biennale Gorni Kramer, rassegna internazionale di fisarmonica. E cosa dire, vediamo molti appassionati, molti innamorati di questo strumento. Oggi è uno strumento che si esprime come strumento di prima fila, a farlo grande sappiamo chi è stato. E insieme a lui quanti l'hanno seguito e questa sera avrete modo di apprezzare raffinati esecutori di questo strumento. Non è solo uno strumento, come ricordavamo tanti anni fa, legato alle valere, alle canzonette, sia pur gradevoli e belle, ma è uno strumento che ha un ampio campo di estensione e si presta per qualsiasi tipo di esecuzione. Questa sera assisteremo anche ad un solista di bandoneon, che è lo stretto fratello della fisarmonica, anche se ha caratteristiche tecniche diverse, ma il suono è altrettanto gradevole e interessante. Avremo un grande esecutore di questo strumento, avrete modo di apprezzarlo. Bene, andiamo avanti. Diciamo che abbiamo quattro categorie di partecipanti: fisarmonica classica bassi sciolti, fisarmonica varieté e l'altro stile jazz, Gorni Kramer ovviamente, in memoria del grande maestro. È per questo che siamo qui tutti riuniti e contenti di vivere queste due serate, sono certo interessantissime. E cosa dire, io spendo sempre due parole, perché chi riesce ad esprimersi in musica, chi vi parla lo guarda come un soprannaturale, perché lo vedo come qualcuno che ha qualcosa in più da dire e da dare, da esprimere. La parola è importante, la cultura altrettanto, ma aggiungere a tutto questo la sensibilità che solo l'arte della musica sa trasmettere ad ognuno che si accosta per esprimerla, forse allora avremmo in questo caso completato una personalità giovane e arricchito ancora più, per quanto nella vita uno possa ottenere, ma se riesce ad accostare ai suoi hobby, alla sua professione. La musica, beh, è un qualcuno che avrà qualcosa in più da dire, sicuramente. Del grande maestro ne parleremo più nel corso della serata. Mi limito a dire che ha musicato tante commedie, senza tutte le canzoni che conosciamo, che so, da Pippo Pippo non lo sa, Domenica è sempre domenica, Non so dirti voglio bene, poi che altro, Nella vecchia fattoria, Femminilità, insomma ne ha scritte a non finire. Ha musicato 16 commedie di Garinei e Giovannini, ha scritto musiche per le come si chiamavano, quelle donnone gigantesche, le Peter Sister, quelle simpatiche donnone, bene, il contenuto musicale e il supporto era tutto del grande maestro. Sono state grandi serate, allora non c'erano grandi spettacoli e noi ci attaccavamo alla radio o al televisore per goderci questi spettacoli che allora erano unici.
Bene, ringraziamo allora insieme agli organizzatori del Circolo Sociale e Ricreativo per quanto hanno fatto, ci hanno ospitato anche sotto l'aspetto gastronomico e non è da sottovalutare la cosa, sono molto organizzati. Ringraziamo il Presidente Giorgio Giusti, il Vicepresidente Lino Venati e tutte le signore che adesso non elenco per non sottrarvi tempo, ma che sono preziosissime. Allora, dice la nota. Biennale Gorni Kramer, rassegna internazionale di fisarmonica, organizzata dall'Accordeon Club Poggese e il Circolo Sociale e Ricreativo, in collaborazione col Comune di Poggiorusco, la Prologo di Poggiorusco, il Centro Didattico Musicale Italiano di Ancona e l'ARCI, nuova associazione, con il patrocinio della provincia di Mantova. Dirò che a fine, dopo aver ascoltato tutti i classificati concorrenti, assisteremo ad esibizione dei maestri Gervasio Marco Signore, un'istituzione, è la voce della fisarmonica direi, Cesare Chiacchiaretta, un altro raffinato esecutore, il duo Marco Fabri col bandoneon e Lorenzo Munari con la fisarmonica. Poi domenica avremo altri ospiti, questa sera ci lieteranno, ci sazieranno di musica raffinatissima. Passiamo allora ai concorrenti. Il primo è sezione fisarmonica varieté. Si tratta di un complesso, dunque complessi con fisarmonica ed altri strumenti. Ha vinto il primo premio con 96 centesimi, il complesso è il Junior CEA, sono composto da 12 elementi, arrivano da Verona, il maestro loro è il maestro Quaglia Roberto, eseguono il brano Russes Roulette Galoppe Russa, è un incedere in crescendo di un brano molto simpatico. Allora ci ascoltiamo dal complesso Junior CEA Russes Roulette Galoppe Russa.
Elementi, non li conto, ma qui vedo 12, mi confermo maestro, bene. Posso rubare il microfono un attimo? Certo. Prego. Volevo solo dire due cose. Il nostro gruppo, nel nostro repertorio abbiamo dei brani per fisorchestra e tastiere elettroniche. Oggi durante le prove ha suonato con noi la tastiera elettronica Jacopo Perina. Premiare il complesso Junior CEA della sezione fisarmonica Varieté abbiamo la presidente della Proloco, la signora Cristina Scacchetti. Ecco. Ecco, diamo il tempo al complesso di lasciare, sono muniti di parecchi accessori. È qui veramente un pubblico giovane, è il domani della fisarmonica, lo dobbiamo tenere a mente. Vedendoli in viso, questi li sentiremo e ce lo auguriamo tutti per parecchi anni. Passiamo alla seconda apparizione, si tratta di un altro complesso, dunque questo invece è per la categoria stile Gordy Kramer, il complesso è il complesso senior, il maestro è il maestro Ado Rossi, eseguono il brano Kramer Fantasy. Mi invitano a continuare a parlare, io vi chiedo scusa, ma siccome devono perdere qualche minuto per organizzarsi bene, allora io chiedo ai miei collaboratori di allungarmi quei fascicoli che sono lì. Mentre si approntano allora mi dicono intanto devo correggere che il presidente del circolo sociale e ricreativo è il signor Bardini che è arrivato in sostituzione al signor Giusti che è un coordinatore generale dei circoli sociali. Quindi allora ringraziamo tutti i volontari di questo circolo per l'allestimento della sala, è veramente trasformata bene, questo è un bocciodromo, quindi c'è di che lavorare per allestirlo in modo voglio dire quantomeno dignitoso, molto bello, vabbè, brave,
brave le donne della cucina per i pranzi e le cene, e qui credo di esprimere l'opinione e il parere di quanti sono stati i vostri ospiti, indubbiamente. Ringraziamo per l'allestimento floreale anche la signora Battisti Lorena, perché è compito, è stato impegno suo, lo ha fatto veramente con molto acume, sta molto bene. Un grazie agli sponsor per i contributi economici che hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione, in principal modo la Fondazione Sanguanini di Rivarolo Mantovano, la Banca Agricola Mantovana, sono sempre i soliti nomi, ma quanto sono importanti per queste cose. Dovremmo sempre spendere qualcosa per averli vicini. La ditta Dotti Walter, etichette di Poggiorusco, l'AIMAC, la società che gestisce l'aspetto idrico, la distribuzione dell'acqua nel paese, Bussolotti Arredamenti di Schiavonoglia, l'immobiliare Cappi e il Poggio, due immobiliari qui in Poggiorusco. Siamo pronti? Quasi pronti, mi dicono. Allora salutiamo anche il gruppo Duomo Assicurazioni di Alessandro Baraldi, l'ottica Vincenzi e Prandi di Poggiorusco, il centro musica di Mirandola, vendita e noleggio strumenti musicali, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la filiale di Poggiorusco, il ristorante da Toni, Mirandola, prossima apertura ex Marchese, un bellissimo locale. Vi invito ad andarci perché trovate cucina e un'accoglienza straordinaria. Dunque, la Mesticheria Pignatti in Mirandola, l'edizione musicale Fisa di Francesco Visentin, caselle di Altivole, Treviso, e le ditte costruttrici di fisarmoniche, la Bugari, Cagnoni, Fisar, Rossette, Bonpezzo, Beltuna, tutte di Castelfidardo, e Coperfisa di Vercelli. Bene, dirò che li ricorderemo ancora, intanto li ringraziamo tutti. Passiamo adesso a questa seconda esibizione, e ripeto, è categoria è stile Gorni Kramer, e il primo premio con 96 centesimi ex equo è il quartetto Giovani Poggesi, è chi è arrivato, li sentiamo dopo, maestro? Li sentiremo domani sera. Allora il quartetto Giovani Poggesi e il complesso senior. Ora sentiamo il complesso senior, che è diretto dal maestro Ado Rossi, esegue il brano Kramer Fantasy. Vi ricordo che a premiare poi questo gruppo sarà l'assessore provinciale alla cultura Roberto Pedrazzoli. Bene, ascoltiamoci Kramer Fantasy.
Bravi, complimenti. Mentre li ascoltavo suonare, penso che abbiate notato anche voi tutti, ho fatto una riflessione: il primo gruppo era giovanissimo, questo con qualche anno in più. Evidentemente, maestro, secondo una legge fisica gli estremi si toccano, e quindi si toccano e si interessano legati dalla musica. Queste non credo che voi abbiate applaudito perché suonavano le canzoni di Gorni e Kremer, avete applaudito perché sono straordinarie, sono bellissime, di una freschezza senza tempo. E un giorno il maestro Rossi mi diceva: io Kremer personalmente non l'ho mai conosciuto, ma l'ho sempre ammirato. Una sera è venuto Poggio, mi ha indicato dove si è esibito, oggi c'è un bellissimo bar, e ha detto: c'era pieno, affollato di gente, e non sono riuscito ad entrare, l'ho ascoltato nascosto in un angolo all'esterno della recinzione. Ecco, allora io mi sono ricordato di una cosa, vorrei dirvela. Questo è un volume che ha scritto Luciano Camin, è un professore di Mantova, è delicatissimo, senza troppa enfasi, senza retorica, e ha scritto un qualcosa che si lega con questo episodio del maestro Rossi. Eccolo qua, dice: a tu per tu con Kremer, ne leggo un brevissimo periodo per non stancarvi, a tu per tu con Kremer, il titolo non traghi in inganno, a Kremer non ho mai rivolto la parola, ma l'ho sfiorato, gli sono stato accanto, ho sentito la sua voce, ho conosciuto i suoi umori, sono entrato nei suoi pensieri, ho interpretato i suoi atteggiamenti e soprattutto me lo sono trovato davanti come strumentista, arrangiatore, direttore di piccoli e grandi complessi. Cosa ha voluto dire? A volte si riesce ad amare le persone e nello stesso tempo piacevolmente subirne la personalità, come dire: è troppo grande perché mi si possa, lo posso avvicinare, però lo apprezzo in tutto quello che fa. Insomma, era un grande leone della musica e imputeva considerazione, rispetto e timore. Bene, a premiare il gruppo, quel complesso senior, dovrei invitare l'assessore provinciale alla cultura Roberto Petrazzoli, ma so che vi erano dei contrattempi, e a sostituirlo il consigliere provinciale Nereo Bonfà. Eccolo qua. Purtroppo questo tempo ha allontanato qualcuno, evidentemente, speriamo di averlo domani sera. Ecco, il consigliere provinciale Nereo Bonfà, che premia il maestro Ado Rossi per questa bella esecuzione, e noi salutiamo e ringraziamo tutti i componenti complesso.